Stellantis non intende chiudere nessun stabilimento in Italia, così come non ha nessuna intenzione di fare licenziamenti collettivi. Lo ha detto Giuseppe Manca, responsabile risorse umane di Stellantis Italia, illustrando il piano industriale per il nostro paese al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con governo, regioni e sindacati. Un piano fabbrica per fabbrica e per quanto riguarda Termoli continueremo in modo significativo, ha detto il manager, la produzione dei motori GME, soprattutto per gli Stati Uniti, e dei motori GSE per i veicoli ibridi come 500 o Panda. I sindacati continuano a chiedere un'immediata convocazione con Stellantis alla presidenza del Consiglio. Secondo le parti sociali, le proposte di rilancio del settore automotive sono cadute, la produzione è crollata, restano irrisolte, ha detto Gianluca Ficco della UILM, le questioni più urgenti come il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e la riduzione del costo dell'energia. C'è tuttavia sintonia con il Ministero sulla necessità di ottenere una modifica del regolamento europeo che impone già nel 2025 quote di auto elettriche impossibili da vendere. Sul fondo automotive non è stato smentito il taglio da parte del governo di 4,6 miliardi di euro, ma si prospetta un possibile stanziamento di qualche centinaia di milioni. Ma i sindacati restano perplessi e sfiduciati anche verso Stellantis. Non abbiamo avuto novità per quanto riguarda il Gigafactory di Termoli, abbiamo ribadito che è un elemento centrale per quanto riguarda lo sviluppo e il potenziamento del settore dell'auto. Ci vuole un'interlocuzione a Palazzo Chigi, perché a Palazzo Chigi forse con la presenza dei vertici di Stellantis si possono fare quei passi in più che servono per mettere in sicurezza tutto il settore. In particolare noi stiamo chiedendo l'assegnazione di una nuova piattaforma, ma anche la conferma soprattutto della Gigafactory, perché la Gigafactory rappresenta comunque un intervento che guarda al futuro e che mette in sicurezza gli altri stabilimenti in Italia. Il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, non vuole restare a guardare in calza sia l'azienda che il governo. Concordo con il ministro Adolfo Urso che questo è il momento di fare squadra perché dobbiamo raggiungere il risultato per migliaia di addetti ai lavori, ha detto Roberti. Così come è indispensabile che Stellantis fornisca un piano industriale chiaro che porti al rilancio del settore automobilistico italiano e che il governo preveda azioni in favore di questo rilancio. Nel corso dell'incontro abbiamo chiesto quali siano le intenzioni dell'azienda nei confronti della Gigafactory che era stata pianificata a Termoli, ha proseguito Roberti. I vertici di Stellantis hanno manifestato che l'interesse è ancora vivo, senza tuttavia esprimersi sulle tempistiche che, secondo quanto affermato, saranno dettate dal mercato. Abbiamo chiesto garanzie perché si continui a fare produzione di motori presso il nostro stabilimento e su questo darci dei numeri, cioè quanti motori si potranno produrre, quali sono i volumi di produzione per evitare la cassa integrazione. Il ministro Urso ha aggiornato il tavolo al 16 dicembre.